Il piccolo bruco mai sazio. Di notte, su una foglia, illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. La mattina, quando il sole si levò caldo e splendente, dall'uovo uscì piccolo bruco affamato. Si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un leccalecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una tortina e una fetta di anguria. E alla sera aveva il mal di pancia. Domenica, il giorno dopo, il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito molto meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio, non era più tanto piccolo, era grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta chiamata bozzolo e rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo e si sforzò di uscire. E era diventato una meravigliosa farfalla. E la storia finisce qui.